Cantieri, traffico e disagi. L'Alemagna continua ad essere un problema. Anche l'ultima domenica è stata funestata da code lunghissime e incidenti. E siamo solo all'inizio di un'estate che si preannuncia caldissima sul lato della viabilità, anche a causa dei numerosi cantieri per le opere olimpiche. Lo sa bene la sindaca di Pieve di Cadore, Cindy Manusci, che ha deciso di scrivere alla prefettura e ad ANAS, chiedendo la convocazione di un tavolo per trovare delle soluzioni. Non posso che rinnovare il mio appello sia ad ANAS che al prefetto di Belluno di riunirci tutti intorno a un tavolo, auspicabilmente con tutti gli altri sindaci, anche del centro Cadore, soprattutto della Val Boite, per trovare insieme una soluzione anche drastica, mi viene da pensare, per questa estate 2024, che si prevede già molto carica dal punto di vista del traffico e anche complessa da gestire. Il problema principale sono camion e mezzi pesanti. Alcuni sono quelli che quotidianamente usano la statale 51 come via di scambio nord-sud per transitare dalla pianura veneta all'Europa o viceversa, evitando l'autostrada del Brennero. Ma la maggior parte sono quelli dei cantieri ANAS per le tre varianti di Tai, Valle e San Vito, senza trascurare autobus di linea, corriere turistiche e le auto di pendolari turisti. Servono soluzioni, fossero anche radicali, come il blocco dei tiri in transito. Io addirittura ipotizzavo, anche se sono consapevole sia di difficile realizzazione e controllo, un divieto del passaggio dei tir per quanto riguarda soprattutto questa estate, quindi luglio e agosto, in modo da non sovraccaricare ulteriormente un'Alemagna che già di per sé in questo momento soffre molto il passaggio di camion dovuti alle decine di cantieri di Cortina d'Ampezzo, ma anche delle tre varianti, e favorendo così non soltanto i residenti e i turisti, ma gli stessi lavoratori dei cantieri che devono procedere in maniera quanto più spedita.